E le farmacie in questo particolare momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sono in prima linea. Allora, quale lavoro stanno svolgendo le farmacie in questo delicato momento e come possiamo fare noi cittadini per agevolare il lavoro dei farmacisti? Lo chiediamo al presidente di Federpharma Puglia, il dottor Vito Novielli, in collegamento telefonico con noi. Salve, dottore, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi per aver messo in rilievo la funzione che in questo momento le farmacie, insieme a tutti gli altri operatori sanitari, stanno svolgendo. È un ruolo di prima linea, un ruolo di frontiera che noi svolgiamo da sempre e anche in questa circostanza. La prevalenza delle 1250 farmacie pugliesi svolgono il servizio a battenti aperti, il che vuol dire che tutti, e noi non sappiamo in quali condizioni, tutti entrano in farmacia. Gli ambulatori medici sono stati regolamentati negli afflussi, negli accessi, la farmacia invece è lì aperta in ogni comune, in ogni frazione, in ogni piccola comunità di questa regione, così come peraltro in gran parte dell'Italia. Noi siamo pronti a continuare il nostro servizio, che è un servizio, voglio ricordare, il luogo nel quale il cittadino ha la possibilità di accedere al farmaco, che è un bene preziosissimo. Lo è nei momenti, di grande tensione sanitaria come questa, ma lo è nella vita di tutti i giorni, delle nostre comunità. Se soltanto noi pensiamo ai pazienti cronici, a questa popolazione che ahimè sta invecchiando, che è portatore di più patologie, pensiamo quindi al ruolo quotidiano che le farmacie svolgono di accompagnamento non solo alla dispensazione del farmaco, ma anche al loro corretto utilizzo. Ecco, quindi ricordiamo che cosa fare per rendere il lavoro dei farmacisti più agevolato in questo momento storico, dottor Novielli. Intanto anche per noi, anche se non ci sono delle regole ferree, noi consigliamo un accesso molto regolamentato ai locali della farmacia. In genere l'indicazione che stiamo dando e che tutti i nostri colleghi stanno recependo è quella di avere al banco tanti cittadini quanti sono i farmacisti che lo presiedono, il che vuol dire se ci sono due farmacisti avremo due cittadini e non più di due nei locali della farmacia. Questo ci consente un lavoro non solo più agevole, ma anche consente sicurezza al cittadino che ci accede. E pensiamo anche alla sicurezza dei farmacisti, perché anche questi, come è intuibile, vanno protetti e noi abbiamo la necessità di non solo proteggerci con degli schermi trasparenti, così come abbiamo fatto nella stragrande maggioranza delle farmacie, con le nostre brave mascherine, i nostri guanti. Sappiamo che molte volte questo non basta. Allora, approfitto della sua presenza anche per un ultimo suggerimento. È importante in questo momento appunto combattere il virus del Covid-19, ma è importante anche combattere il virus della cattiva informazione e delle notizie false, anche e soprattutto in ambito farmaceutico. Quindi lanciamo un invito accorato a chi ci sta seguendo, a non andare dietro a qualsiasi post su Facebook, qualsiasi Twitter compaia sui nostri computer e sui nostri smartphone. Beh, no, sicuramente questo è un appello che mi sento di condividere e del quale vorrei come dire, essere convinto sostenitore, nel senso che l'antiscienza non vale la scienza è il frutto dell'intelletto dell'uomo, della ricerca, dello studio, dell'investimento in conoscenze e in denaro che tutto il mondo scientifico fa. Quindi le acquisizioni scientifiche vengono diramate da fonti scientifiche.
e non sarà certamente Facebook o Twitter o i social media a comunicarci una acquisizione scientifica all'esito di una ricerca, ma sono le fonti ufficiali, per cui l'invito ai cittadini è di seguire le fonti ufficiali e chi di queste fonti ne è portatore e anche storico rappresentante, è la classe medica, anche la classe farmaceutica, sono le fonti ufficiali del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, di tutto quello che insomma accompagna e tutela la salute e la sicurezza dei cittadini. Grazie per le sue parole, grazie davvero per il lavoro di Federpharma Puglia, ma delle farmacie davvero su tutto il territorio. Ringrazio il dottor Vito Novielli, presidente di Federpharma Puglia. Sono io a ringraziarvi e sono testimone anche di questo riconoscimento e nella circostanza proverò anche a trasferire ai miei colleghi le vostre parole e il vostro interesse. Buon lavoro a voi. Grazie, grazie ancora e grazie a tutti gli amici di Teleradio Padre Pio per averci seguito in questo appuntamento con l'informazione.